Ha inizio la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Scuola Superiore della Magistratura, intitolata a Mario Amato. Prende la parola la Ministra della Giustizia. Signor Presidente della Repubblica, signor Ministro dell'Interno, signor Presidente della Scuola, Giorgio Lattanzi, Procuratore Generale e Direttore dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati. La Scuola festeggia oggi il suo decennale con l'inaugurazione di una nuova splendida sede nel cuore di Roma, in un immobile confiscato alla criminalità organizzata. La destinazione di questo immobile alla Scuola della Formazione dei Magistrati Operatori di Giustizia ha un altissimo valore simbolico e culturale, anche per la sua intitolazione a Mario Amato, sostituto procuratore della Repubblica di Roma, ucciso il 23 giugno 1980 per le indagini che stava conducendo sui legami tra organizzazioni terroristiche eversive e criminalità romana. Una sede di rappresentanza in un luogo di così straordinaria bellezza nel centro di Roma è davvero un valore aggiunto anche per lo sviluppo delle relazioni della scuola con altre istituzioni nazionali e internazionali. Il Presidente Lattanzi può confermare quanto tutti noi possiamo testimoniare circa l'attenzione sull'attività della nostra scuola da parte di molti operatori, di molte istituzioni in Italia e all'estero. Non ci potrebbe essere un luogo più adeguato, più adatto ad ospitare delegazioni anche straniere e sviluppare relazioni istituzionali internazionali con ricadute positive per la formazione dei nostri magistrati e per lo scambio dei saperi e di esperienze con altri colleghi di altri paesi. La presenza nel centro di Roma vuole anche essere simbolo del dialogo tra la scuola e tutte le altre istituzioni della giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero stesso, gli alti vertici della magistratura, ed è qui, a un passo dal Quirinale, luogo di suprema garanzia della magistratura tutta. L'attività della scuola sta diventando sempre più importante e strategica. Sappiamo che quasi ogni giorno, anche in questo momento, in una delle sedi della scuola si svolge qualche corso di formazione per i magistrati in tirocinio, i giovani a cui va sempre la nostra particolare e affettuosa attenzione, oppure per i magistrati ordinari già in servizio. Questa attività della scuola è davvero straordinaria per la quantità e per la qualità della quale dobbiamo essere grati a chi oggi e in tutti questi 10 anni ha avuto la responsabilità della gestione e dello sviluppo della scuola. Permettetemi a questo proposito un ricordo particolarmente pieno di affetto e di riconoscenza verso il suo primo presidente, il mio maestro Valerio Onida, che tenacemente ha creduto in questo progetto e si è dedicato alla sua realizzazione superando inerzie, diffidenze e resistenze. Ci credeva davvero in questo progetto e ha combattuto strenuamente, un po' per la sua convinzione sull'importanza della formazione, un po' per il suo amore alla magistratura e a tutto l'ordine giudiziario. La formazione della magistratura è di crescente importanza, specie in una fase di grande innovazione e di riforme. Sarà indispensabile un'intensa attività di aggiornamento per tutti i magistrati in vista dell'entrata in vigore delle riforme in corso di attuazione, quella del processo civile, quella del processo penale, della crisi d'impresa. Ma sarà necessario anche un supporto della scuola per accompagnare la grande trasformazione delle modalità di svolgimento dell'attività degli uffici giudiziari, che oggi e in futuro sempre più passerà attraverso la digitalizzazione, e abbiamo bisogno di imparare a utilizzare al meglio queste grandi potenzialità della tecnologia, tutti, e
e anche le nuove modalità organizzative, lo abbiamo detto tante volte in questi mesi, in cui il giudice si troverà sempre più a svolgere il suo compito in modo corale, con la collaborazione soprattutto dei giovani dell'ufficio del processo, oltre che di tutti gli operatori del mondo della giustizia. D'altra parte, la specializzazione del giudice, soprattutto in alcuni settori di particolare complessità, può essere conseguita soltanto con l'apporto della scuola, aperta a favorire l'indispensabile incontro del diritto con altri saperi. Perché, come ammoniva un grande giurista, Francesco Carnelutti, chi conosce solo il diritto non conosce nemmeno il diritto. Pensiamo a settori diversi, tutto il mondo delle imprese, la crisi di impresa che chiede una grande conoscenza di saperi che vanno oltre quelli giuridici, ma anche in ambiti completamente diversi, il crescente contenzioso in materia di famiglia, di rapporti interpersonali e sulla violenza di genere. Ho chiesto ripetutamente al Presidente Lattanzi di portare attenzione alla formazione in questi ambiti che richiedono davvero una nuova mentalità nell'affrontare controversie così delicate e così rilevanti nel nostro oggi. Ma la scuola è anche un luogo di comunità, dove il singolo magistrato coltiva rapporti con colleghi provenienti da tutto il territorio, con esperti, con giuristi di diversa estrazione. Oltre ai giudici, anche professori e avvocati e tante altre professionalità danno il loro apporto ai nostri corsi. È un luogo di incontro e anche di apprendimento orizzontale attraverso lo scambio di esperienze tra diversi uffici. Parlando ai MOT, lo scorso 30 marzo il Presidente della Repubblica sottolineava che, cito, nella decisione non si è mai soli. Oltre al conforto degli studi, il magistrato è espressione dell'ordine giudiziario al quale appartiene e la sua decisione sarà sempre più resistente e comprensibile quanto maggiore sarà il livello di confronto e la condivisione di cui si è potuta avvalere. La solida preparazione del magistrato, la sua statura culturale sono il primo presidio della sua effettiva indipendenza. La scuola è presidio reale dell'indipendenza dei giudici da questo punto di vista. È il luogo in cui l'autorevolezza e la credibilità del giudice sono costantemente corroborate e con esse la qualità del servizio giustizia. La Commissione europea, nei suoi rapporti sul rispetto della rule of law, non si stanca di ribadire che indipendenza, qualità oltre che efficienza sono principi inscindibili e mutualmente interconnessi. Di qui l'importanza, non solo per l'amministrazione della giustizia, ma per tutto il Paese, del ruolo svolto da questa importante istituzione. Importanza che è testimoniata anche dalla sua presenza qui oggi, signor Presidente, e di questa attenzione e sensibilità ancora una volta la ringraziamo. Prende la parola la Ministra della Giustizia, dell'Interno. Signor Presidente della Repubblica, la sua partecipazione a questa cerimonia dà testimonianza della concreta capacità dello Stato di restituire alla collettività un bene frutto di attività criminale. All'esito di un lavoro sinergico tra diverse istituzioni, oggi destiniamo questo immobile di grandissimo pregio alle esigenze formative del corpo giudiziario. Diverrà la sede della Scuola Superiore della Magistratura, intitolata al giudice Mario Amato, vittima della ferocia di un gruppo eversivo. In questa, come in altre occasioni in cui si riafferma la legalità, viene tangibilmente confermata la grandezza dell'intuizione che guidò il legislatore
circa 40 anni fa. Da allora tanta strada è stata percorsa. La legge, che porta ancora il nome di Pio La Torre, aprì il varco a una strutturata attività di contrasto alle mafie, capace di colpire concretamente l'accumulazione di patrimoni illeciti. Grazie a quella lungimirante visione, magistratura e forze di polizia sequestrano e confiscano ogni anno migliaia di beni di ingenti valori. La loro destinazione a scopi istituzionali o a riuso per finalità sociali è un'altra grande peculiarità della nostra legislazione antimafia. Oggi portiamo un risultato concreto che ci consente di apporre virtualmente un sigillo a questo immobile. Qui le mafie hanno perso. Il messaggio che ne deriva ha un eccezionale valore simbolico e infonde coraggio a chi crede nella forza dello Stato e delle sue regole. L'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata opera nell'ambito di una strategia nazionale volta alla valorizzazione dell'immenso patrimonio sottratto alle consorterie criminali. L'approvazione di un disegno strategico di così ampio respiro consente di strutturare concretamente un percorso di ripristino della legalità con il concorso delle istituzioni e della società civile, unite in una rete di alleanze a favore del bene comune. E attraverso questo impegno, che anche tramite progetti di recupero civile e sociale dei beni confiscati, l'azione di contrasto alle mafie assume quella dimensione valoriale e culturale che va oltre la mera funzione repressiva. Come già avvenuto per l'emergenza pandemica, i beni immobili confiscati ci consentono anche di far fronte alle esigenze straordinarie e impreviste, come quelle derivanti da questo conflitto bellico in Ucraina, perché molti immobili confiscati sono stati destinati ai cittadini ucraini che sono venuti qui in Italia. E anche nel segno della solidarietà umana che si realizzano fini antitetici alla spietata logica predatoria delle mafie. Signor Presidente, la Costituzione repubblicana attribuisce alla magistratura una funzione di grande responsabilità, l'affermazione della giustizia, amministrata in nome della sovranità popolare, e rappresenta la più alta risposta che lo Stato può apporre alla prepotenza mafiosa. Consegnare oggi alla sua presenza, supremo vertice della magistratura, un bene confiscato alle mafie per destinarlo alle esigenze di giustizia è un atto di grande significato e valore simbolico che riafferma i principi fondanti dello Stato democratico. Grazie ancora, Presidente, per la sua presenza. Prende la parola il presidente della Scuola Superiore della Magistratura. Signor Presidente della Repubblica, signora Ministra dell'Interno, signora Ministra della Giustizia, signor Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, signor Primo Presidente della Corte di Cassazione, signor Procuratore Generale della Corte di Cassazione, autorità e amici. Il 24 novembre del 2021 la Scuola Superiore della Magistratura, alla sua presenza, signor Presidente, e come ha ricordato prima la Ministra Cartabia, ha festeggiato a Scandicci i primi 10 anni di vita e considera un prezioso dono di compleanno l'acquisizione per la sua sede centrale
di questo splendido e prestigioso appartamento confiscato alla criminalità e dalle cui finestre si può ammirare la Fontana di Trevi, uno dei monumenti più noti e significativi di Roma. La Scuola Superiore della Magistratura è ancora giovane, perché 10 anni non sono molti per un'istituzione, specie se di carattere formativo, che generalmente solo con il trascorrere del tempo e con l'esperienza maturata sviluppa le proprie capacità e riceve i meritati riconoscimenti. Nonostante ciò, la scuola in questo periodo relativamente limitato è riuscita ad acquisire, insieme con un indiscusso prestigio, un ruolo formativo di primo piano. Come ha ricordato la ministra Cartabia con parole che direi affettuose nei confronti della scuola, e di cui sentitamente la ringrazio, questo splendido appartamento, in uno dei luoghi più belli di Roma, assegnato da parte dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla scuola, perché ne faccia la sua sede centrale, credo che rappresenti il riconoscimento della qualità dell'attività di formazione della scuola e del prestigio da lei acquisito anche a livello internazionale. E di questo riconoscimento siamo assai grati all'Agenzia, come siamo grati alle amministrazioni pubbliche, in particolare al Demanio, alla Sovrintendenza Speciale Archeologica e al Comune di Roma e ai loro rappresentanti, che ci hanno dato la collaborazione per definire sollecitamente il procedimento di sanatoria, restauro e risanamento conservativo del bene. Infine, di un sentito ringraziamento, siamo debitori nei confronti dell'architetto Renata Cristina Mazzantini, curatrice del progetto Ars Prius, e del maestro Emilio Sgro, che nell'ambito di questo progetto ha concesso incomodato le opere che arricchiscono la sede della scuola. In un volume, integrato da un ampio corredo di fotografie, che resterà in ricordo di questo giorno, abbiamo riferito le vicende storiche e giuridiche dell'immobile e i lavori che l'hanno interessato, descritti dalle persone che in vari ruoli hanno partecipato al complesso procedimento di ripristino della legalità e di realizzazione della sede che stiamo inaugurando. E abbiamo anche indicato molto sinteticamente le funzioni e la struttura della scuola. La scuola cura la formazione permanente dei magistrati e, in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura, quella iniziale dei magistrati in tirocinio. Cura inoltre la formazione dei dirigenti degli uffici giudiziari, quella dei magistrati onorari, quella decentrata e le attività di formazione in ambito europeo e internazionale. Collabora la formazione di altri operatori giuridici e pubblica studi e ricerche. A ciascuno di questi campi di attività lo statuto della scuola fa corrispondere un settore al quale sono preposti i componenti del comitato direttivo. L'articolo 4,1 lettera C del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario, approvato di recente dalla Camera dei Deputati e in questi giorni in discussione al Senato, prevede che la scuola organizzi anche corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per i giovani che abbiano svolto il tirocinio negli uffici giudiziari o siano stati addetti all'ufficio del processo. È un compito nuovo che ci inorgoglisce, perché costituisce un evidente riconoscimento del nostro impegno e della qualità del nostro lavoro, e allo stesso tempo però ci spaventa, perché richiede l'adozione di nuovi e diversi programmi formativi e un potenziamento rilevante di strutture e di personale. Si tratta di una sfida complessa e l'accogliamo, confidando di risultare all'altezza del compito che ci viene assegnato. A quell'interno si aggiunge, non è secondario, un ruolo internazionale della scuola, che nell'ambito dell'Unione Europea partecipa alla rete europea di formazione giudiziaria, è componente eletta del suo comitato di pilotaggio, membro di tutti i gruppi di lavoro e coordinatrice del gruppo civile. Inoltre la scuola fa parte della rete dei punti di contatto del programma europeo per la formazione dei professionisti del diritto sui diritti umani ed è membro dell'Organizzazione Internazionale della Formazione Giudiziaria. Intrattiene rapporti anche con scuole di formazione giudiziaria istituite fuori dell'ambito europeo e ospita delegazioni provenienti da tutti i continenti, delegazioni che in futuro saranno ricevute proprio in questa sede. La storia della sua acquisizione, cioè dell'acquisizione di questa sede, potrà rappresentare la validità del nostro sistema legislativo di contrasto della criminalità organizzata più di ogni descrizione, dato il suo forte valore simbolico, perché attraverso la confisca i locali di un immobile appartenente alla criminalità sono stati destinati a ospitare un ente per la formazione dei magistrati, cioè di quelle persone che nell'ordinamento hanno il compito di garantire la legalità. Nei suoi corsi la scuola cura in modo particolare l'informazione e l'approfondimento relativi a temi e a questioni giuridiche di interesse applicativo, specie a quelle di rilevante attualità,
ma la sua attività va oltre, tende a dare al magistrato sia una formazione giuridica in senso pieno, che consiste non solo nella conoscenza della normativa, ma anche nella capacità di interpretarla e di riportarla al sistema, cosa non sempre facile, sia una formazione più generalmente professionale, che vuole comunicare, far sentire cosa significa essere un magistrato e quali devono essere i suoi comportamenti, anche al di fuori dell'esercizio della professione. Sia nei corsi per i magistrati in tirocinio, sia in quelli della cosiddetta formazione permanente che riguarda tutti i magistrati, ce n'è sempre uno sull'etica del magistrato, che secondo le attese della collettività comporta doveri più impegnativi di quelli che generalmente gravano sulle persone. Credo che alla scuola spetti anche tenere viva la memoria dei momenti alti della magistratura e di tutti i magistrati che hanno perso la vita a causa dello svolgimento delle loro funzioni devono essere ricordati perché costituiscano un esempio. E un esempio che la scuola intende specialmente ricordare intitolandogli questa sede è quello offerto appunto da Mario Amato. Mi sia consentito un ricordo personale, perché non posso dimenticare un intervento di Mario Amato che allora mi apparve accorato e che con il senno di poi direi disperato, in un'infuocata assemblea di magistrati romani a Piazzale Clodio. In quell'intervento Mario Amato aveva denunciato le gravi carenze presenti negli uffici giudiziari romani e in particolare la situazione in cui era stato lasciato a lavorare, nell'isolamento e nella totale sottovalutazione del terrorismo nero, che con quello rosso stava stringendo il paese in una tragica morsa e che di lì a poco lo avrebbe portato a morte. Ritornando alla scuola, poiché le attività formative non devono esaurirsi nei corsi, sono state avviate due nuove iniziative di documentazione e di approfondimento, il notiziario e la collana dei quaderni, ed è stata dedicata una cura particolare al sito, utilizzandolo anche per l'inserimento di prodotti audiovisivi e in particolare delle registrazioni delle sessioni di formazione. Il notiziario con cadenza mensile ha lo scopo di fornire informazioni circa le attività della scuola e di semplificare l'accesso alla documentazione giuridica con un insieme ragionato di risorse multimediali. La collana dei quaderni è realizzata in collaborazione con il Poligrafico dello Stato per consentire la più ampia fruizione dei materiali didattici prodotti nell'ambito dei corsi e dei risultati dell'attività di ricerca della scuola. I singoli volumi sono disponibili liberamente sul sito e nell'ambito della biblioteca virtuale che contiene le pubblicazioni ufficiali dello Stato. L'insieme degli strumenti offerti alla scuola però non deve far dimenticare che la formazione del magistrato non si esaurisce nella conoscenza delle norme e del metodo per applicarle, ma implica l'acquisizione di una cultura giuridica condivisa. L'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, predicata dall'articolo 3 della Costituzione, non può non essere anche uguaglianza davanti all'applicazione della legge e di ciò il giudice deve darsi carico. Signor Presidente, anche di questa cultura la scuola della magistratura vuole farsi promotrice, come più in generale della formazione, oltre che giuridica, pure comportamentale ed etica dei magistrati, di quelli in tirocinio e anche di tutti gli altri che partecipano ai corsi, ricordando loro che alle guarentigie riconosciute alla magistratura corrispondono altrettanti impegnativi doveri. Come in un incontro con i magistrati in tirocinio ebbe a dire Gaetano Silvestri, che mi ha preceduto nella presidenza del comitato direttivo della scuola, una buona formazione non può limitarsi al sapere e al saper fare dei magistrati, ma deve comprendere come sua parte essenziale il saper essere. Grazie. Prende la parola il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione. Signor Presidente della Repubblica, signora Ministra dell'Interno, signora Ministra della Giustizia, autorità, amici, Cristina e Sergio. Perdonatemi un attimo solo. L'attico, oggi destinato a sede direzionale della Scuola Superiore della Magistratura, è stato a lungo il simbolo della forza della legalità. Esso è stato confiscato a seguito di una lunga procedura che ha visto alterne decisioni e dunque il pieno dispiegarsi delle garanzie affermate nel contraddittorio delle parti. All'esito positivo
dei giudizi hanno contribuito innanzitutto le forze di polizia che con tanta passione hanno operato sin dall'origine delle transazioni illecite. Le procure della Repubblica di primo grado e di appello hanno operato con efficacia anche nel rappresentare al giudice in maniera chiara e precisa gli elementi a sostegno delle richieste. È stato un lavoro non facile che va oggi ricordato con riconoscenza. Il pubblico ministero ha trovato un giudice attento e rigoroso nel Tribunale di Roma, nella sua sezione specializzata. Quel provvedimento ampiamente motivato ha retto al vaglio dei giudici di grado superiore pur dopo un giudizio negativo in sede di appello. Il giudizio rinvio disposto dalla Corte di Cassazione a seguito dell'impugnazione della Procura Generale di Roma ha infine convalidato quella accurata motivazione. Siamo giunti oggi a questo risultato grazie all'impegno del prefetto Corda e dell'Agenzia per l'assegnazione dei beni confiscati e alla Scuola Superiore che ha con grande passione seguito questa procedura. La confisca si fonda sulle relazioni ricostruite dalla Procura della Repubblica di Roma e accertate nel giudizio di prevenzione tra il suo proprietario di fatto e appartenenti ad organizzazioni criminali di primo piano, anche nazionale. La confisca non segue alla condanna in sede penale, ma è stata disposta quale misura di prevenzione patrimoniale. Quest'anno, trentennale delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, ricorre anche il 40° anniversario dell'assassinio di Pio La Torre. Il parlamentare fu ucciso da Cosa Nostra anche per il suo impegno perché la legge che porta il suo nome, la legge Rognoni-La Torre, fosse finalmente approvata. Vennero così introdotte nel nostro ordinamento le misure di prevenzione patrimoniale dirette ad arginare in modo concreto la criminalità mafiosa. La grande efficacia di tali strumenti ha reso evidente come essi, nel reprimere e prevenire i fenomeni criminali esistenti, siano ormai più incisivi e temuti dai criminali rispetto alle pene detentive inflitte con le sentenze di condanna. L'attico, con le sue finestre affacciate direttamente su uno dei luoghi più evocativi di Roma, costituiva un costante segno della potenza e invincibilità della criminalità organizzata. La sua confisca ha dunque un significato simbolico, sottolineato dalla sua destinazione alla formazione professionale di giudici e pubblici ministeri. Questo significato è reso ancora più evidente dalla intitolazione della sede della scuola a Mario Amato. Questi, sostituto procuratore della Repubblica, aveva di fatto preso il posto del collega Vittorio Occorsio, assassinato il 10 luglio del 1976. Occorsio stava conducendo indagini che portavano ai legami delle organizzazioni eversive con la criminalità organizzata romana, soprattutto nell'organizzazione di sequestri di persona, ed era giunto ad individuare nella P2 un potenziale ulteriore tassello con anni di anticipo sulla scoperta della lista degli appartenenti alla loggia avvenuta nel 1981. Mario Amato comprese la nuova strategia della destra eversiva, lo spontaneismo armato e la sua grande pericolosità. Nel giugno 1980 egli rese drammatiche audizioni al CSM nelle quali denunciò il suo isolamento nel Palazzo di Giustizia e la sottovalutazione delle organizzazioni di estrema destra. Presagì che presto sarebbe avvenuto qualcosa di ancora più grave. Amato fu assassinato a Roma il 23 giugno 1980 da terroristi appartenenti ai NAR, gli stessi che saranno in seguito condannati per la strage del 2 agosto 1980 a Bologna. Una profezia, quella di Amato, basata sulla conoscenza approfondita di un fenomeno criminale. L'intitolazione a Mario Amato ha dunque un profondo significato simbolico, proprio per una scuola superiore destinata alla formazione. L'insegnamento di Amato vivrà nel legame indissolubile tra professionalità, approfondimento conoscitivo e metodologico e pieno sviluppo delle garanzie degli imputati, della tutela delle vittime e di tutti coloro che prendono parte ai procedimenti penali o di prevenzione. Grazie. Prende la parola il direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. Signor Presidente della Repubblica, signora Ministra dell'Interno, signora Ministra della Giustizia, signor Presidente della Scuola Superiore della Magistratura, signor Primo Presidente della Corte di Cassazione, signor Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
L'inaugurazione di questa sede conclude una procedura complessa che ha incontrato nel tempo insidie e difficoltà e per la quale l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata ha costituito solo l'ultimo e indispensabile tassello. Ma questa positiva conclusione, pur nell'espressione emblematica delle difficoltà che molto spesso si incontrano nella gestione e destinazione di questi beni, evidenzia il notevole valore simbolico rivestito dall'utilizzo dei beni confiscati per finalità istituzionali e sociali, nello spirito della legge Rognoni-La Torre e nella previsione della legge di iniziativa popolare 109 del 1996. Difficoltà determinate certamente dal fattore temporale, che spesso incide in modo rilevante sulla destinazione dei beni, siano essi immobili ma soprattutto aziendali, rendendosi così necessario un rilevante impiego di risorse economiche. In questo, la grande attenzione del Governo è testimoniata dal recente bando, promosso dalla Ministra per il Sud ed emanato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, rivolto agli enti territoriali del Meridione, finalizzato alla valorizzazione dei beni immobili confiscati iscritti al loro patrimonio indisponibile, con la destinazione di 300 milioni di euro a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche degli investimenti del Ministero dell'Interno sul Programma Operativo Nazionale Sicurezza, nonché di quelli attuati da diverse regioni italiane. L'utilizzo di ogni singolo bene destinato a queste finalità costituisce un grande oltraggio rivolto al potere criminale, rivestendo un valore simbolico che testimonia la vittoria dello Stato in ogni sua articolazione. È possibile quindi affermare come l'utilizzo dei beni confiscati costituisca il coronamento dell'azione svolta a livello territoriale, dai prefetti, dai magistrati, dalle forze di polizia, ma anche da tutti quegli enti territoriali che, spesso con grande coraggio e spirito di servizio, con la loro azione testimoniano concretamente l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata. Ma anche in questa occasione, come in molte altre, le problematiche sono state superate esclusivamente per la coesione tra le diverse istituzioni, nazionali e locali, nello spirito del perseguimento di una finalità comune. Poi, nella valutazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Agenzia dei diversi progetti finalizzati all'utilizzo di questo bene confiscato, giudicati tutti eccellenti, è certamente emerso l'alto valore simbolico rappresentato dalla destinazione a sede della Scuola Superiore della Magistratura, ancor più accentuato dalla sua intitolazione al sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Mario Amato, assassinato il 23 giugno del 1980, esponente di un'organizzazione eversiva neofascista, con connessioni con la banda della Magliana, il cui era Sodale il prevenuto proprietario di questo appartamento. Dobbiamo quindi ancora una volta essere consapevoli della significativa portata della normativa italiana finalizzata al contrasto della criminalità organizzata ed in particolare di quella che disciplina la destinazione sociale dei beni confiscati, che restituisce alla comunità il frutto di gravi reati unica a livello internazionale per complessità e articolazione. Nel concludere questo mio breve intervento, mi sia consentito di ringraziare coloro i quali, componenti del Consiglio Direttivo e personale dell'Agenzia, in questa parte del percorso di competenza hanno contribuito alla destinazione di questo bene confiscato, insieme ad esprimere l'impegno di adottare ogni futura iniziativa finalizzata ad una sempre più efficace e tempestiva destinazione ad uso istituzionale e sociale dei beni confiscati, volta al rafforzamento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Grazie, signor Presidente. La sua presenza odierna ci darà ancora più forza. Desidero sottolineare l'importanza di questo momento. Le ministre Lamorgese e Cartabia, il presidente Lattanzi, il procuratore Salvi, il direttore Corda hanno posto in evidenza l'alto significato di questa scelta, di questa decisione di trasformare questo luogo privilegiato da ostentazione della illegalità al luogo dell'organismo che cura la formazione e l'aggiornamento dei magistrati. Anche per questo non poteva essere scelta più felice di quella che è stata fatta intitolando questa sede a Mario Amato.
Vi è molto significato che si affianca a questo nella scelta dell'intitolazione, perché l'operato, l'impegno di Mario Amato, così come quello di tanti magistrati assassinati, costituiscono una lezione di comportamento e di interpretazione del ruolo del magistrato, che la scuola fa proprio e trasmette anche con questa scelta. Ed è per questo che intendo sottolineare l'importanza di questo evento, di questa scelta, di questo momento. La scuola svolge da tempo una preziosa attività nell'ambito dell'ordine giudiziario, un'attività che va sviluppandosi ulteriormente, come richiesto da tante esigenze, da tanti eventi e da tante novità nel mondo giudiziario che richiedono un approfondimento, un ampliamento dei compiti della scuola. E questi compiti sono anche raffigurati dalle iniziative nuove della scuola, dal notiziario ai quaderni. Sono iniziative che sottolineano quanto sia avvertita l'esigenza di formazione, di aggiornamento, di un punto di riferimento, di interpretazione del ruolo del magistrato che la scuola riveste. Anche per questo rivolgo molti auguri alla scuola, al suo presidente, al direttore, alla direttrice della scuola, al direttore generale ed a tutti, al consiglio della scuola, perché in questo luogo, che rende anche più operativa, più efficiente la possibilità di operare la scuola con una sede a Roma, nel centro della capitale, sottolinei l'importanza dell'attività che viene svolta. Complimenti per la scelta della intitolazione. Auguri per l'attività.